Mauro dice addio all'architetto Gianni La Medica per bene comune, è una grave perdita culturale che rende più povera la città. Partita per la Toscana, la colonna mobile della Protezione Civile delle Marche. Acquaroli commenta, siamo vicini alle popolazioni colpite. L'aiuto ricevuto un anno fa, giunto a Guzzi, va ricambiato. Celebrato il 160° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Locale di Fano, nei primi 10 mesi dell'anno rilevati 270 incidenti e sequestrati quasi 190 veicoli. A Pesaro il comandante del 28° Reggimento Pavia Di Leonardo ha aperto la caserma ai cittadini per le celebrazioni del 4 novembre. Alberi e pali abbattuti dal vento e strade chiuse. Da ieri sera altri 70 interventi dei vigili del fuoco in provincia di Pesaro Urbino. 26 novembre, con l'accensione dell'albero in piazza 20 settembre, Fano darà il via alle iniziative di Natale. Venerdì scade il bando per i progetti dell'associazione. Ogni frammento è un valore da salvare e tramandare. A Pesaro è inaugurata la mostra Portale delle Memorie, ideata dalla Fondazione Nastro Azzurro. La storia di vittoria, amicizia e solidarietà, grande festa domenica per i 40 anni della bocciofila di Marotta, straordinario successo invece per la squadra femminile della bocciofila metaurense che ha vinto i campionati italiani società. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dal nostro sommario, immortalità di 88 anni, Gianni La Medica, progettista di chiese e padre del rifacimento di Sassonia e della zona sportiva della Trave, che ha saputo dare carattere alle sue opere in modo innovativo e al contempo rispettoso del contesto e dell'ambiente. Oggi la chiara voce dell'architetto Gianni La Medica si è spenta per sempre, ha scritto Bene Comune in una nota di cordoglio. Una voce che ha amato l'armonia e difeso la bellezza, ma anche voce innovativa, una voce che mancherà a tutta la cittadinanza, che ha apprezzato non solo le sue capacità tecniche e artistiche, ma anche la grande sensibilità ambientale e paesaggistica manifestata attraverso le sue opere. Bene Comune piange questa grave perdita culturale che rende più povera la nostra città e si stringe alla moglie Anna e ai figli Ippolito e Barbara. Le immagini che stiamo vedendo si riferiscono al documentario su Gianni, appena realizzato dal nipote Giona e dedicato all'operato del nonno, con interviste e filmati sulle sue opere. Cambiamo argomento. La Polizia Locale di Fano ha celebrato i 160 anni di fondazione con una santa messa e una cerimonia civile a teatro. La giornata è stata anche l'occasione per fare un bilancio sui risultati ottenuti. C'era per noi Filippo Pucci. Il 5 novembre Fano ha celebrato i 160 anni di fondazione del Corpo di Polizia Locale, una realtà importante nel nostro territorio al servizio del cittadino e dell'intera comunità. La mattinata è iniziata con una santa messa presieduta dal vescovo Andrea Andreozzi insieme al parroco del Duomo Don Giorgio Giovanelli, alla presenza di tutte le cariche militari e civili, tra cui il prefetto, il questore, gli assessori regionali e comunali. I simboli religiosi, militari, civili che portiamo ci ricordano che siamo chiamati ad una responsabilità, che siamo chiamati a porci in basso al servizio delle persone. E oggi siamo qui a dire grazie perché in una lunga storia di presenza si possono scorgere i segni di una dedizione e di una risposta piena alla missione assegnata. Gli uomini e le donne in divisa, in totale 62 agenti a Fano, coadiuvati dal comandante Anna Rita Montagna, si sono poi spostati all'interno della Sala Verdi del Teatro della Fortuna per la cerimonia civile, a cui hanno preso parte anche i piccoli ragazzi del Consiglio dei Bambini e delle Bambine, insieme a quelli del coro Tra le Note, che si sono esibiti con l'Inno di Mameli. Siamo riusciti ad implementare dotazioni organiche ed anche delle dotazioni strumentali.
Quindi in particolare abbiamo implementato l'organico e questo ci consente proprio di svolgere quel nostro ruolo tipico che è la maggiore presenza sul territorio. Oltre ad assicurare il servizio in centro, abbiamo esteso i servizi anche poi nei quartieri e nelle zone periferiche, dove sia nei quartieri che in centro, che in ogni via e in ogni zona di Fano dobbiamo poi prestare tutti i servizi che sono nostri tipici, dal controllo di polizia stradale a quello di controllo ambientale, edilizio, anagrafico. In questa ricorrenza di quest'anno abbiamo coinvolto il Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini, proprio perché volevamo capire dalla loro viva voce come ci vedono e come è considerato per loro il ruolo della polizia locale. E ci siamo sentiti rispondere che siamo dei soggetti che sono addetti alla loro tutela, sicurezza e capaci di aiutare le persone in difficoltà. La giornata di ieri è stata anche l'occasione per riflettere sul ruolo svolto e sui risultati ottenuti. Nei primi 11 mesi del 2023 sono state controllate 4.451 persone, verificati 3.390 veicoli, di cui 189 sequestrati. Dal 1 gennaio oltre 270 gli incidenti rilevati, tra questi 167 con feriti e uno mortale. Ma non sono mancati gli accertamenti per guida in stato di ebbrezza e stupefacenti. In totale 237, rispettivamente 14 e 2, hanno dato risultato positivo. L'assessore alla polizia locale, Sara Cucchiarini, ha poi sottolineato l'importanza della sicurezza nel territorio tramite l'installazione di telecamere di videosorveglianza. 10 anni fa ce n'erano solo 4 in questo comune, oggi siamo raggiunti a quota quasi 140 e da qui alla fine dell'anno ci sarà l'installazione di altri 10 telecamere proprio in quei quartieri in cui c'è necessità di un maggior controllo. Questo per un investimento di altri 100.000 euro. Si è ricordato un dato rilevantissimo di questa città, che è la terza città delle Marche, con un flusso di traffico veicolare di una media di 50 auto al giorno, che raggiunge anche il doppio durante la stagione estiva. Bisogna rispondere con azioni strutturali, è per questo che abbiamo utilizzato anche questa occasione per ricordare l'importanza della realizzazione di opere strategiche come la complanare di Fano Sud, ma anche il collegamento della Fano Nord, perché Fano ha bisogno di essere collegata in modo sicuro e veloce. È partita per la Toscana la colonna mobile della Protezione Civile della Regione Marche, attivata nell'ambito del sistema nazionale per fronteggiare le criticità causate dall'eccezionale maltempo che ha colpito la Toscana. La colonna mobile è partita verso Carmignano in provincia di Prato con 2 funzionari regionali, 20 volontari dei gruppi comunali di Montelupone, Filottrano, Agugliano, Montefelcino, Monsano e Montelabatte, 4 volontari dell'Associazione Vigili del Fuoco in congedo, 4 volontari dell'Associazione Macerata Soccorso, 6 dell'Associazione di Salvamento di Senigallia, 2 volontari del Cibi Club Mattei di Fano e 1 volontario dell'Associazione VAB Marche. I mezzi a supporto della colonna mobile sono 9 motopompe di diverse misure, una unità mobile con gommone, 2 moduli AIB e 2 pompe di diverse dimensioni. Siamo vicini alle popolazioni della Toscana e alle autorità locali, ha affermato il presidente Acquaroli. Esprimo la massima disponibilità e solidarietà al presidente Gianni e il cordoglio per le vittime. Purtroppo, ha aggiunto l'assessore alla Protezione Civile Stefano Guzzi, conosciamo da vicino queste situazioni. L'aiuto ricevuto un anno fa non viene dimenticato. Le nostre squadre sono a disposizione ogni volta in cui c'è un'emergenza, dando un contributo prezioso con mezzi attrezzati e con tanta voglia di aiutare chi è in difficoltà. Dunque questa mattina dal Codma di Rosciano, e possiamo vedere le immagini, anche i volontari della Protezione Civile sono partiti con la regione alla volta della Toscana in supporto ai numerosi interventi causati dalla forte ondata di maltempo. Invece altri 2 volontari del CB Club sono partiti con la FIRCB, Federazione Italiana Rice Trasmissioni, con i moduli per pulire le strade. Altri 4 volontari sono pronti per partire domani mattina con le motopompe. Passiamo al forte vento che nel fine settimana ha flagellato anche la provincia di Pesaro e Urbino. Le chiamate ai vigili del fuoco del comando di Pesaro e dei vari distaccamenti sono state oltre 250, in particolare per rimuovere tronchi e rami caduti sulla sede stradale. Decine gli alberi abbattuti che hanno provocato in alcuni casi la chiusura delle strade, soprattutto quelle provinciali, come quelle che conducono a Santa Maria dell'Arzilla, al Cairo di Monbaroccio, in strada dei Colli a Trebbiantico, divelti anche pali della Team e dell'Enel.
A Urbino il sindaco Gambini aveva invitato la popolazione a uscire soltanto se strettamente necessario e la sera poi il comune ha dovuto smentire la notizia falsa circolata nel pomeriggio sulla chiusura delle scuole a causa del maltempo. Anche nel resto della provincia i pompieri hanno eseguito centinaia di interventi sia nell'entroterra che nella fascia costiera. Solo da ieri sera e fino alle 18 di oggi ne hanno svolti altri 290, di cui 70 nella nostra provincia. Ora guardate questa foto che è stata scattata a Fano 2 da un nostro telespettatore che in un messaggio ci ha scritto: domenica pomeriggio il grande vento ha fatto piovere dal cielo questo oggetto, mezz'ora prima mi trovavo proprio lì. Si sono svolte alla caserma Aldo del Monte a Pesaro le celebrazioni del 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale, giornata delle Forze Armate. C'era Marco Lonigro. La caserma Aldo del Monte a Pesaro ha accolto autorità militari, civili e religiose, ma anche cittadini e tanti bambini delle scuole nel giorno dell'Unità Nazionale, nella giornata delle Forze Armate. Il 28° Reggimento Pavia ha aperto la sua caserma alla città per condividere sentimenti e valori comuni con la cittadinanza. La cerimonia è stata caratterizzata dall'alza bandiera alla presenza di un reparto d'onore interforze in armi. Poi il picchetto d'onore con il comandante del 28° Reggimento Pavia, colonnello Antonio Di Leonardo, che ha accompagnato il prefetto di Pesaro Urbino all'ispezione dei reparti interforze. Infine, nel sacrario della caserma è stata deposta una corona in memoria dei caduti. È un'occasione per far vedere che tutte le istituzioni siamo insieme e siamo sempre al servizio dei cittadini, perché il nostro ruolo, la nostra missione è essere al servizio dei cittadini. La partecipazione degli studenti, di tutte le autorità più importanti, le istituzioni più importanti del luogo, qual è il simbolo migliore di questo, di unità nazionale? Penso che abbiamo dato veramente un segnale forte per quanto locale, però il nostro segnale poi può propagarsi fino alle aree di guerra, perché questo è un giorno che celebra le forze armate, ma le nostre forze armate sono forze armate di pace, sicuramente di pace, questo è il nostro spirito. I venti di guerra che soffiano dall'Ucraina e dal Medio Oriente hanno caratterizzato gli interventi delle autorità per le celebrazioni del 4 novembre. È una situazione ovviamente internazionale molto complessa che desta in tutti preoccupazione ma soprattutto sofferenza per ciò che vediamo in televisione, per le scene di bambini uccisi, di donne che cercano disperatamente il cibo per i propri figli e quindi sicuramente è un momento di tristezza, di profonda tristezza. Approfitto da questi microfoni di salutare il mio personale perché c'è persone del mio reggimento, uomini e donne del 28° Reggimento Pavia che stanno operando in Libano già da diversi anni e quindi anche in questo frangente altamente rischioso, ma loro continuano seguendo le regole di ingaggio a fare quello che è previsto dal loro mandato in maniera splendida, perché noi ci addestriamo sempre, quello che facciamo noi è addestrarci sempre proprio per portare la pace in maniera concreta alle popolazioni che ne hanno più bisogno. In questo momento con due conflitti bellici purtroppo accesi nel mondo è ancora più importante ricordare l'opera di pacificazione che svolgono le nostre forze armate nel mondo, ma anche un pensiero alle forze dell'ordine che in questo momento sono impegnate nelle azioni ad alto impatto per restituire alle nostre città sicurezza. Quindi questo giorno e questa mia presenza è un momento di vicinanza alle forze armate e alle forze dell'ordine. La mattinata di celebrazioni all'interno della caserma è terminata con una mostra di mezzi e materiali delle forze armate e corpi armati dello Stato. Ancora cronaca, questa mattina intorno alle 10.15 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vanzolini a Pesaro per un principio di incendio di un sottotetto al quinto piano di un condominio. La squadra sul posto con autobotte e autoscala ha spento le fiamme mettendo in sicurezza l'area dell'intervento. Nessuno è rimasto ferito, ma in via precauzionale sono stati evacuati alcuni condomini a causa del fumo all'interno del vano scala.
Bene che il presidente Acquaroli partecipi al consiglio monotematico sulla sanità a Pesaro, rimane il fatto che Fano chiede da mesi un consiglio monotematico con la presenza dei vertici regionali, ma a questa nostra richiesta non è stato ancora dato nessun riscontro. Il sindaco Seri mette in rilievo la scarsa attenzione della regione in merito alle richieste di Fano sulla programmazione sanitaria. Questo è inaccettabile, ha proseguito Seri. Fano deve essere coinvolta con pari dignità. Inoltre, il documento programmatico non è chiaro su come saranno organizzati alcuni reparti che oggi sono a Fano. Ci attendiamo, ha aggiunto il sindaco, che venga fatta chiarezza al più presto, ad esempio sulla stroke unit. Seri ha poi evidenziato lo scarso interesse e la poca attenzione verso il nostro territorio. Ha detto che merita rispetto. E poi non sento più parlare tutti quelli che urlavano contro la spoliazione del Santa Croce. Dove sono finiti? Attendiamo fiduciosi, ha concluso il sindaco, la disponibilità di Acquaroli a partecipare al consiglio sulla sanità a Fano. Nel telegiornale di domani sera vi mostreremo le immagini e anche le interviste che abbiamo raccolto proprio sul consiglio monotematico a Pesaro. Scade il 10 novembre prossimo il bando con cui l'amministrazione comunale di Fano invita le associazioni di volontariato a presentare i loro progetti per valorizzare le prossime festività di Natale. Un bando che già contiene delle richieste precise, cui i partecipanti potranno aggiungere le loro proposte. Sarà comunque un Natale più luminoso e un Natale che caratterizzerà Fano soprattutto per la via dei presepi. Ne ha parlato a Massimo Foghetti l'assessore Ezio Lucarelli. Assessore Lucarelli, siamo ancora agli inizi di novembre, ma Natale non è lontano. Si è già attivata l'amministrazione comunale per organizzare le iniziative di questo periodo? Ma sì, innanzitutto come tutti gli anni l'organizzazione del Natale inizia sempre nei mesi di luglio-agosto, quindi sono già 3 mesi che stiamo pensando ovviamente alle manifestazioni natalizie e in questi giorni è proprio uscita una manifestazione di interesse aperta agli enti del terzo settore, anzi chi vuole può sicuramente entrare nell'albo pretorio e vederne le caratteristiche per capire, visto che il Natale è una manifestazione dell'amministrazione comunale di tutta la città, però ovviamente abbiamo bisogno di un braccio operativo, di qualcuno che ci dia il pieno supporto ad organizzare un mese di eventi che non sono affatto semplici, perché appunto devono strutturare una città, e nella manifestazione di interesse abbiamo già inserito i punti fondamentali che intendiamo portare avanti. Ovviamente, come sempre, il grande albero che sarà in piazza 20 settembre, un'illuminazione diffusa che tra l'altro sarà più importante rispetto a quella dell'anno scorso. Non mancherà ovviamente il mercatino di Natale al Pincio, che ormai è 3 anni che realizziamo lì, e in un luogo veramente fantastico della nostra città, sempre con le casette in legno. Non mancheranno gli eventi in piazza 20 settembre, perché l'intenzione è proprio quella di arricchire diversi punti della città e far sì che le persone conoscano tutta la bellezza del nostro centro storico e siano accompagnati da quelli che sono gli allestimenti natalizi. E dentro quando dovrà essere il termine per la consegna di questi progetti? C'è già il macro progetto dell'amministrazione comunale, quindi bisogna seguire quello, ma chiediamo anche di inserire qualche novità positiva, qualche idea positiva, perché vogliamo sempre far crescere questa aspettativa di un Natale che deve accompagnare anche quello che è il Natale della provincia. Ma negli ultimi anni, anche grazie a questa via dei presepi, che anche quest'anno sarà un progetto primario del Natale, che comprenderà anche il presepe dei maestri carristi, che sarà al Pincio, che comprenderà anche una novità che presenteremo a giorni, che guarda sempre i presepi, un modo per veramente far girare tutta la città e far conoscere tutte le nostre bellezze. E la data invece di risposta al bando? La data di risposta al bando fine settimana, quindi le associazioni del terzo settore che vogliono partecipare possono presentare un progettino e inviarlo entro la fine di questa settimana. Basta entrare nell'albo pretorio del Comune di Fano. La data dell'inizio del Natale sarà 26 novembre, che è il giorno dell'inaugurazione. I mercatini apriranno il 25, il giorno dell'inaugurazione, dell'accensione del grande albero e dell'accensione delle illuminazioni natalizie sarà il 26 di novembre alle 18 circa. Anzi, invitiamo tutta la cittadinanza a prepararsi, per quel giorno, il 26 novembre, ci sarà questa magica suggestione dell'accensione dell'albero di Natale.
Zero emissioni, Fano, passi dalle parole ai fatti. Con questo proposito il gruppo consigliare della Lega ha protocollato una mozione per incentivare i residenti delle zone ZTL che utilizzano autovetture a zero emissioni, consentendo l'accesso e la sosta senza pagare la tassa per il rilascio del permesso e consentendo la sosta gratuita negli stalli blu di tutto il territorio comunale. Di pari passo, hanno aggiunto i consiglieri, riteniamo necessario un impegno da parte dell'amministrazione nell'implementazione delle colonne di ricarica, attualmente meno di 20, con zone completamente scoperte da questo servizio. Inaugurata la mostra Portale della Memoria di Palazzo Gradari a Pesaro, si tratta di un'esposizione importante per tramandare la memoria storica della provincia. Si chiama Portale delle Memorie ed è la mostra inaugurata il 4 novembre nel Salone Nobile di Palazzo Gradari a Pesaro, ideata dalla Fondazione Nastro Azzurro, coordinata dal Consiglio Provinciale di Assoarma. La mostra presenta documenti, cimeli, racconti di vita vissuta, ricordi degli eventi storici e di personaggi di rilievo della provincia di Pesaro Urbino, il tutto attraverso un percorso storico che va dalle guerre risorgimentali alla proclamazione della Repubblica, perché ogni frammento è un valore da salvare e tramandare. Abbiamo avuto quest'idea partendo da un vecchio progetto che era di un vecchio presidente, che era Luigi Leonardi. Il figlio Alfredo Leonardi poi ha pensato di portare avanti il progetto. Il Nastro Azzurro cos'è? Il Nastro Azzurro è un'organizzazione che associa tutti i decorati militari delle varie guerre, solo che oggi come oggi i decorati militari purtroppo sono sempre di meno, perciò fanno parte del Nastro Azzurro i parenti o i soci anche che non hanno nella loro parentela decorati, che sono sostenitori del nostro progetto. Il nostro progetto si chiama Portale delle Memorie, inizia con una mostra che è una mostra che promuove il vero e proprio omonimo progetto, che è un sito internet con anche delle derivazioni sui social, ed è un progetto che vuole recuperare oggetti, ricordi, memorie, documenti che le persone normalmente della provincia di Pesaro Urbino hanno chiuso nei cassetti, nelle soffitte, nei bauli e che tendono a disperdersi e a perdersi. Perciò noi vogliamo raccogliere queste memorie, questi documenti, renderli pubblici in modo da poter interessare anche i giovani, perché nel nostro portale ci sono delle innovazioni tecnologiche come le visite virtuali ai musei, come la possibilità di navigare in modo interattivo fra persone, luoghi, avvenimenti e cose di questo genere. La mostra è stata inaugurata sabato 4 novembre alla presenza del prefetto Emanuela Saveria Greco e del sindaco di Pesaro Matteo Ricci. L'esposizione proseguirà fino al prossimo 12 novembre 2023. Non avete idea di quante persone nella provincia di Pesaro Urbino hanno cose di questo genere, documenti, fotografie, lettere, oppure ci possono raccontare. Noi facciamo delle video interviste, ci raccontano cosa hanno vissuto loro durante un bombardamento, durante lo sfollamento, nella vita che durante la guerra che si teneva in città, in campagna. Questo ci interessa a noi, non disperdere queste memorie, far sì che anche i giovani, che adesso sono poco interessati probabilmente, tranne alcuni, possano avere la possibilità di fruire e di conoscere anche la storia della propria famiglia. Perciò l'invito nostro è a collaborare con il nostro progetto. Il portale del progetto, l'indirizzo URL è www.portaledelememorie.it. Gradara ha vinto l'edizione 2023 del trofeo Borghi in Moto, la gara mototuristica nei borghi più belli d'Italia. Si tratta di una manifestazione che lascia ai singoli motociclisti la più ampia libertà di scelta, tracciato, luogo di destinazione e giorni da dedicare al viaggio. Il tutto si svolge da marzo ad ottobre con una sola indicazione relativa alla destinazione, uno dei 315 borghi più belli d'Italia. Poi ogni motociclista ottiene dei punteggi in base ai chilometri percorsi, alle soste di carattere turistico e alla frequentazione di strutture ricettive in cui vengono rilasciati attestati di accesso sia per i ristoranti che per i pernottamenti. Quest'anno la capitale del Medioevo è stata scelta come tappa privilegiata per gli amanti delle due ruote, confermandosi una meta indiscussa nella terra dei piloti e dei motori. E domenica scorsa la bocciofila Marotta ha festeggiato i suoi primi 40 anni insieme ai soci e a tante autorità civili e del mondo delle bocce. Nell'occasione sono state ripercorse le tappe della storia societaria e sono stati ricordati i successi di una realtà che dal 1983 è impegnata non solo in ambito sportivo ma anche in quello sociale. Il servizio è stato curato da Matteo Del Vecchio.
40 anni di vittorie, 40 anni di amicizie, ma soprattutto 40 anni di attività sociale e volontariato. Nata nell'ottobre del 1983, la bocciofila di Marotta è ormai diventata un punto di riferimento non solo per la vallata del Cesano, ma per l'intero territorio provinciale. E in occasione del 40° compleanno ha organizzato una giornata Marcord per ricordare le origini e fare il punto sui progetti in essere e su quelli futuri. Tante le autorità che hanno risposto presente all'invito della società e del presidente Giannino Ferri, in primis il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri, che ha speso parole d'elogio per il sodalizio marottese. Oggi è una giornata importante per la società sportiva, ma anche per tutta la nostra comunità. E quindi festeggiamo i 40 anni di una società di cui andiamo davvero orgogliosi, una società che si è contraddistinta in questi anni non soltanto per lo sport e quindi per la disciplina delle bocce, ma anche per una grande attività nel campo del sociale, della beneficenza, della solidarietà. E quindi una società e una struttura comunale, quella del Bocciodromo Comunale, che davvero ha rappresentato un punto di riferimento in tutti questi anni per tutta la nostra comunità, e possiamo davvero dire con affetto che questa società, la bocciofila di Marotta, è entrata nel cuore delle famiglie del nostro territorio. Una società che in 40 anni di storia ha vinto tanto e ha organizzato manifestazioni di prestigio, come l'incontro internazionale Italia-Svizzera del 1992 o i campionati italiani del 2001, ma che ha saputo anche donare sorrisi, come quella volta che ha ospitato 20 ragazzi russi provenienti da Chernobyl. Una realtà in cui la mente, il cuore e il braccio hanno un nome e un cognome, Floriano Mariani, per 18 anni presidente e ora segretario della bocciofila, ruolo che svolge con un entusiasmo e una passione davvero invidiabili. Abbiamo aspettato 40 anni per avere una giornata come questa, e questa giornata non ci ha certamente delusi. È stata una grandissima avventura che alla fine si è conclusa nella vittoria. Tanti auguri dunque alla bocciofila Marotta, splendida espressione di genuinità e dimostrazione che quando le cose le fai col cuore, poi i risultati arrivano. Straordinario successo per la squadra femminile della bocciofila metaurense di Calcinelli di Coglie al Metauro, che si è laureata campione d'Italia per società. Le ragazze di Calcinelli si sono imposte nella Final Four che si è disputata sabato 4 novembre a Campobasso. Una vittoria che non nasce dal nulla, quella della squadra in rosa della bocciofila presieduta da Tonino Tonelli, ma costruita da molti anni lavorando principalmente sul settore giovanile. Basti pensare che lo zoccolo duro della squadra è composto da 3 sedicenni già plurititolate a livello juniores. L'individualista Ginevra Cannuli, 2 volte campionessa del mondo, Amelia Piastra, campionessa d'Europa, e Sofia Minardi, campionessa d'Italia. Insieme a loro 3 atlete più esperte, Fedora Simoncelli, Barbara Mattioni e la capitana Denise Vannini. A coordinare il tutto il grande lavoro del coach Giorgio Alegi. E con questa notizia chiudiamo qui il nostro telegiornale. Tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato alla festa per i 40 anni della cooperativa Tre Ponti di Fano. Io vi auguro dunque una buona serata su Fano TV. Arrivederci a domani.